Fin qui dunque Silvio Berlusconi a Studio Aperto, in attesa poi dell'esito dell'incontro tra Letta e Napolitano. Berlusconi ha già indicato il prossimo step, il prossimo passo, l'incontro di domani con i gruppi parlamentari nel pomeriggio a Roma. Vero Angelo Macchiavello, buonasera. Esattamente così, per il PDL quello di domani alle 17 alla Camera è l'incontro principale, anche perché ci sarà Silvio Berlusconi e per i parlamentari sarà la prima possibilità di incontrarlo e di parlare con lui dopo la decisione di togliere la spina al governo Letta. All'interno del partito c'è in queste ore una discussione anche piuttosto vivace, ci sono tre ministri, Lupi, Quagliariello e la Lorenzin, che pur dimettendosi hanno espresso la loro perplessità sulla decisione perché la considerano troppo estremista. E a questo proposito c'è da registrare la nota del segretario Alfano, che assicura lealtà a Silvio Berlusconi, ma si dice altrettanto sicuro che le posizioni più estremiste nel partito non prevalgono. Varranno, altrimenti, scrive Alfano, io sarò diversamente berlusconiano. E poi non c'è da nascondere che gli occhi di tutti domani mattina alle 9 saranno puntati sull'apertura dei mercati, soprattutto sull'apertura della borsa, per vedere quali sono le reazioni, anche se, come si dice in gergo, probabilmente questa crisi è già scontata. Non ci sono scontate.